Signor Presidente, signore e signori, debbo ahimè anch'io chiedere scusa preliminarmente per la mia voce, perché per ragioni forse diverse dal Presidente Amato, ma anch'io ho dei problemi di affievolimento progressivo della voce e quindi sì, questo accorcerà certamente il mio intervento. Signor Presidente, anzitutto io aggiungo il mio grazie personale a nome dell'ISPI e aggiungo il mio ringraziamento a quello che le ha rivolto il Presidente Amato per aver voluto onorare oggi con la sua presenza questo incontro. E questo è un incontro per noi davvero di grandissima importanza. L'Atlante geopolitico Treccani, come ha eloquentemente detto il Presidente Amato, rappresenta davvero un fatto innovativo nel panorama delle pubblicazioni italiane in materia di politica internazionale. E non soltanto per la dimensione dell'opera, che è davvero ragguardevole. L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e l'ISPI hanno avuto l'ambizione di offrire agli specialisti, ma non soltanto agli specialisti, uno strumento approfondito nei contenuti e vasto negli orizzonti, tale allo stesso tempo da informare e da stimolare a riflettere. Rendere sempre più vasti i settori della nostra opinione pubblica, non solo a livello di elite, consapevoli delle dinamiche internazionali e soprattutto consapevoli dell'intreccio tra dinamiche internazionali e sviluppi che avvengono poi sul piano interno, è il mandato fondante dell'istituto che presiedo e come lo volle Alberto Pirelli, che lo fondò più di 70 anni fa. Nei giorni scorsi proprio a Milano abbiamo commemorato Leopoldo Pirelli, che aveva contribuito tra l'altro al rilancio dell'ISPI dopo un periodo di difficoltà, e questo mandato è stato ampiamente e chiaramente confermato. La collaborazione con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana è stato per l'ISPI certamente un grande onore. Noi siamo coscienti di cosa rappresenta l'Istituto in Italia, nel panorama italiano e nella storia italiana, quindi è stato certamente un grande onore, ma pensiamo anche che questa collaborazione abbia riconosciuto quello che l'ISPI ha conseguito e rappresenta tra gli enti internazionalistici italiani, operando in una città come Milano, che ha la cui influenza e il cui peso nella vita economica, civile e culturale del paese è a tutti ben nota. Soprattutto pensiamo che questa collaborazione sia anche la presa d'atto di ciò che l'ISPI è diventata negli ultimi 15 anni sotto la guida di Boris Bianchieri, sulla cui figura io ritornerò fra breve in maniera più compiuta. L'Atlante, come notava il Presidente Amato, è un'opera ambiziosa, complessa ed innovativa. La sezione iniziale, particolarmente significativa, Mondo e tendenze, che fu suggerita non a caso proprio da Boris Bianchieri, si differenzia da quanto il panorama editoriale in Italia e all'estero ha sinora offerto in materia di pubblicistica internazionale ed ha permesso davvero di coinvolgere esperti di altissimo livello. Quindi per l'ISPI questo Atlante segna una tappa importante e davvero senza precedenti. Si aggiunge a 70 anni di studi sulle dinamiche internazionali, culminate oggi in risultati importanti, 13 osservatori di ricerca permanenti e oltre 200 pubblicazioni all'anno, in parte anche in formato elettronico. Siamo quindi veramente orgogliosi di avere contribuito ad un opus che segue le monumentali opere della Treccani, gli Atlanti generali, l'Atlante storico, quello geografico, ed una produzione dell'enciclopedia che onora veramente il Paese. Il Presidente Amato, nell'introduzione all'opera, definisce l'Atlante un'opera di sintesi sotto vari profili, e anch'io faccio mia questa formula, perché in effetti è vero, l'Atlante rappresenta varie sintesi delle esperienze delle due istituzioni, Treccani ed ISPI, sintesi di due mondi, quello della Treccani e dell'ISPI, che si sono integrati felicemente e completati a vicenda, sintesi sul piano sostanziale tra esigenze di informazione e di approfondimento, nell'obiettivo che speriamo raggiunto
di mettere insieme attualità e trends di lungo periodo. Devo quindi un vivo ringraziamento a coloro che hanno reso possibile questo risultato, oltre ovviamente al presidente Amato, al dottor Tatò, anche al dottor Massimo Brai, direttore editoriale dell'Enciclopedia Italiana e direttore editoriale dell'Atlante. Grazie anche ai ricercatori che da parte dell'ISPI hanno curato il coordinamento scientifico sotto la guida di Boris Bianchieri, Enrico Fassi, Carlo Frappi e Sonia Lucarelli, che è stato condirettore scientifico dell'opera. Signor Presidente, su quest'opera che rappresenta, che per rappresentare un ausilio, un riferimento costante e che quindi per essere tale deve rimanere viva ed attuale, l'ISPI è pronta a proseguire la sua collaborazione con la Treccani e sono fiducioso che questo potrà avvenire nel prossimo futuro. Io, signor Presidente, ho assunto la presidenza dell'ISPI un mese fa, è appena trascorso un mese, quindi non ho avuto alcuna parte nella elaborazione né concettuale né materiale dell'opera. Posso solo partecipare ai sentimenti di orgoglio per questo bel risultato. Chi ha avuto invece una funzione cruciale è stato il mio illustre predecessore alla testa dell'ISPI, l'ambasciatore Boris Bianchieri, conoscendo i sentimenti di stima e di amicizia che ella nutriva per l'ambasciatore Bianchieri, penso di fare cosa giusta e doverosa, ma anche gradita, ricordandone in questa occasione brevemente la figura. Certamente una personalità singolare, quella dell'ambasciatore Bianchieri, multidimensionale indubbiamente, anche se a me piace sottolineare per motivi di appartenenza comune, in primo luogo quella del diplomatico. Egli è stato ricordato in altre occasioni anche da me, ma in una recente commemorazione che abbiamo organizzato all'ISPI, Sergio Romano ha fatto un'osservazione che mi ha colpito. Ha detto che Boris, per i suoi svariati interessi e per le tante sfaccettature della sua personalità, gli era apparso come un attore che recitava molte parti nella commedia della vita, ma che si identificava realmente in una, quella dello scrittore uomo di cultura, pur recitando le altre con maestria e con la massima serietà. È certamente un giudizio interessante che stimola a riflettere. Per parte mia, io propendo a credere che Boris Bianchieri, più di tutto e prima di tutto, si sentisse e fosse un diplomatico, certo di una qualità diversa dal modello tradizionale di questa professione. Diversa perché in lui convivevano tutte le altre dimensioni che si fertilizzavano a vicenda. È riduttivo, ma ovvio, dire che Bianchieri è stato un diplomatico di razza e tra i più eminenti della carriera diplomatica italiana del secolo scorso. Lo testimoniano la rapidità della sua ascesa nei vari gradi della carriera e l'importanza dei compiti via via affidati. Ha ricoperto le più significative direzioni generali della Farnesina e le ambasciate di maggior lustro, coronando questo cursus honorum con l'incarico di segretario generale. Suo ulteriore merito, e non da poco, è quello di aver raggiunto i vertici della carriera e assunto gli incarichi più importanti con una straordinaria leggerezza di spirito. Nella sede dell'Enciclopedia Italiana non dovrei usare forse questa espressione, ma mi si passi un'espressione francese, con una aisance che è veramente soltanto dei grandi talenti e delle persone di grande classe. In tutte le sue funzioni, l'ambasciatore Bianchieri segnò successi straordinari e posso personalmente testimoniare dell'enorme prestigio di cui era circondato in Italia e all'estero. Nell'adempimento dell'incarico di direttore generale degli affari politici, quello che per antonomasia riassume la ragion d'essere di un ministero degli esteri, Boris toccò uno dei momenti più alti della sua carriera. Ho potuto raccogliere in anni successivi dalla voce di chi era stato tra i suoi colleghi stranieri di un tempo l'apprezzamento per l'azione di Boris in questo club sofisticato, esclusivo e certo non indulgente. A distanza di anni veniva ricordato ancora come un assoluto protagonista nei dibattiti anche più contrastati. In essi, mi si raccontava, egli portava equilibrio, attenzione alle ragioni di tutti, permeate di una profonda sensibilità storica e politica, sempre però tenendo sottilmente presente
dove si collocassero gli interessi e gli obiettivi del proprio paese. In altra occasione ho avuto modo di ricordare che allorché dopo molti anni ebbi la ventura di succedergli nell'ambasciata di Londra, sentivo parlare di Boris e mi preme dire anche di Flavia, cui rivolgo un affettuosissimo saluto, come una presenza ancora viva e molto apprezzata. Apprezzamenti di nuovo tenore ho raccolto da numerose personalità americane che sottolineavano l'importanza ed il successo di Biancheri a Washington. Quali erano i riferimenti ideali ed i valori cui si ispirava il Biancheri diplomatico? Anzitutto, l'illuminato e consapevole perseguimento degli interessi nazionali italiani, interpretati sempre con realismo ed inquadrati nelle dinamiche dei contesti multilaterali ai quali storicamente apparteniamo. Operazione questa che, come ella, signor Presidente, ha ripetutamente ammonito, non significa indebolimento delle nostre posizioni e tantomeno rinuncia a farle valere. Abbiamo appena concluso le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che ella, signor Presidente, ha fortemente ispirato e dalle quali il Presidente Amato ha da par suo contribuito. Ricordo questo perché un tratto essenziale della personalità di Boris era proprio quello di esprimere una forte coscienza nazionale. Era questo il retaggio della sua formazione culturale e della tradizione familiare, ma anche, lo dico con orgoglio, una caratteristica distintiva della migliore diplomazia italiana. Accanto alla coscienza nazionale, a complemento di essa, in Biancheri conviveva un convinto europeismo. Egli non apparteneva alla cosiddetta filiera degli specialisti comunitari, che nel Ministero degli Esteri italiani sono stati numerosi ed autorevoli nelle successive generazioni e che sovente, travalicando la stretta funzione di tecnici e consiglieri del governo, hanno offerto contributi decisivi al ruolo storico dell'Italia a Bruxelles. Anche senza aver appartenuto a questo gruppo, Biancheri si era nutrito della militanza europeista della Farnesina e non solo manifestava nelle parole e nei propositi, ma ispirava le sue azioni concrete al convincimento che il destino dell'Europa fosse l'Unione e che per l'Italia non vi fossero prospettive di sviluppo civile ed economico al di fuori di un'Europa fortemente integrata. La sua esperienza di direttore generale degli affari politici lo rafforzò anche nella consapevolezza che i mutamenti del quadro mondiale imponevano all'Unione Europea di presentarsi come un blocco coeso, dotato di un'azione esterna comune, sostenuta dall'integrazione anche nel campo della difesa e della sicurezza, pena l'inesorabile perdita di influenza nel mondo. Quando Biancheri affermava queste esigenze, esse sembravano meno imperative di quanto non lo siano oggi. All'europeismo convinto, Boris accompagnava un altrettanto convinto atlantismo, persuaso che a prescindere dalle mutevoli dinamiche storiche e anche nel post-guerra fredda, uno stretto legame euroamericano man mano aggiornato nei meccanismi e negli equilibri fosse necessario per salvaguardare e possibilmente diffondere valori e interessi che rimangono sostanzialmente comuni. Egli aveva la chiara percezione di quanto fosse sterile e provinciale la artificiosa contrapposizione tra europeismo ed atlantismo che veniva e talora viene ancora alimentata da alcuni settori su entrambe le sponde dell'Atlantico. Questi sono i principi che hanno plasmato la cultura professionale e la personalità di Boris Biancheri e che ne hanno fatto non solo autorevole consigliere per numerosi governi e ministri degli esteri, ma un interlocutore a pieno titolo nel dibattito sulla politica estera in Italia. Al di là delle innate doti personali e intellettuali, cosa ha consentito a Biancheri di raggiungere questi risultati? In realtà Biancheri è stato un grande diplomatico perché ha riunito in sé le qualità non solo del tecnico eminente delle relazioni internazionali, di questi ve ne sono tanti, ma anche quelle dell'uomo coltissimo, dell'intellettuale, dello scrittore e, me lo si lasci dire a costo di pormi fuori dal nostro tempo, del gran signore.
Vorrei ancora sottolineare che questo coecervo di qualità si incarnava in una persona assolutamente priva di arroganza, ironica e disincantata. E lì da siciliano io vi vedevo le influenze dello zio acquisito di Boris, il principe di Lampedusa, con cui intrattenne un fecondo rapporto che ispirò anche una felice esperienza letteraria. Ecco perché, signor Presidente, Boris ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile e manca le tantissime persone che lo hanno conosciuto e stimato. Questo rimpianto forte nel mondo della diplomazia italiana lo sto constatando adesso a Milano e non solo, nel momento in cui gli sono succeduto alla presidenza dell'ISPI, che gli ha preso in un periodo di difficoltà, riportandolo al prestigio dei tempi migliori e dove ha lasciato una traccia che per me sarà di ispirazione e conforto negli anni a venire. In Italia, non più però che negli altri maggiori paesi, la dimensione internazionale della politica è usualmente trascurata. È comprensibile, non è la politica estera che fa vincere le elezioni. È inutile nascondersi che in conseguenza di questa scarsa attenzione alla politica internazionale, anche i nostri centri di studio, pur numerosi, forse troppo, soffrono e non hanno uno status comparabile agli analoghi enti, non dico americani, ma inglesi, francesi e tedeschi. Raccogliendo il testimone da Boris Bianchieri, mi sento impegnato attraverso l'ISPI a stimolare l'attenzione e il dibattito di politica estera nel nostro Paese, nelle classi dirigenti e nell'opinione pubblica in genere, contribuendo al contempo alla formazione di nuove generazioni attente al mondo che ci circonda. In questo l'Istituto sente di avere una missione nazionale. Dobbiamo anche colmare gli squilibri che in questo campo esistono tra le regioni del Paese. Vedremo come rafforzare l'ISPI quale strumento di stimolo degli studi e di dibattito di politica internazionale anche nel meridione d'Italia, raccordandoci e collaborando con istituzioni che operano nel Sud e sviluppando esperienze già fatte. Nel celebrare la pubblicazione dell'Atlante e nel ricordare l'ambasciatore Bianchieri, tenevo, signor Presidente, a testimoniare questo impegno davanti a lei. Ecco perché, dicevo all'inizio del mio intervento, che questa per noi dell'ISPI è una giornata di particolare importanza e la sua presenza, per la quale le rinnovo sentimenti di viva gratitudine, vi ha conferito un significato che non dimenticheremo. Grazie.